Ormai vi considero dei veri e propri compagni di viaggio. Siamo ancora qui, insieme al gatto morto, che ieri ha fatto il suo, perché c'era tanto vento ed è riuscito a garantire una qualità audio accettabile. Oggi c'è un po' meno vento, però oggi mi sono nascosto dietro queste rocce per cercare di avere anche un pochettino d'ombra. Io odio il sole, adoro l'ombra, e quindi diciamo che non mi trovo proprio a mio agio in questi primi 2 giorni di pantelleria in cui non ci sono ombrelloni neanche a pagarli. Anzi, fatemi sapere se da qualche parte c'è una spiaggia vera e propria, se siete di Pantelleria o siete stati a Pantelleria, così me la punto sul navigatore. Ieri, mentre facevo aperitivo, ho incontrato già alcuni di voi, un po' di chiacchiere, un po' di foto e via andare. Allora, oggi voglio parlare di altri argomenti, perché ieri abbiamo discusso il rinnovo di chiesa, abbiamo discusso l'interessamento degli arabi, dell'Arabia per Massimiliano Allegri. Tra l'altro stamattina, mentre preparavo, sentivo anche il buon Romeo Agresti. Ci sono dei limiti di internet, però cerco di concentrare il più possibile in quei momenti in cui la linea prende per ascoltare, informarmi, leggere e ovviamente registrare e caricare per discutere insieme a voi, per fare una bella chiacchierata anche in ferie, in questa domenica caldissima di giugno. E sentivo che anche lui era perplesso, no? Da questo punto di vista del perché si continuano a registrare questi interessamenti per Massimiliano Allegri. Io in questo momento sto vedendo diversi giornalisti un po' in crisi, perché da parte di Rai si dice che c'è questa offerta clamorosa, da parte della Valle si dice che l'offerta c'è, però magari Allegri in questo momento non è orientato ad accettarla. Agresti dice le chiacchiere ci sono, Albanese dice il rilancio offensivo, l'all-in, Momblano dice addirittura cifre superiori. Insomma, ragazzi, Schira dice addirittura non è possibile che Allegri. Ogni giornalista in questo momento ha la sua opinione. Balzarini diceva che Allegri addirittura era molto orientato ad accettare, che starebbe vacillando. Ognuno ha la sua versione, in questo momento qua. Che significa che probabilmente c'è un po' di confusione dentro la Juventus. Io credo anche perché comunque sono cambiate tante persone dentro la Juventus, e quindi le fonti che c'erano in precedenza si stanno un po' ricostruendo dopo tanti anni di lavoro giornalistico con certe persone. Quelle persone magari sono uscite durante il cambio del CDA dello scorso dicembre, e quindi in questo momento magari ci sono fonti più affidabili, meno affidabili, o dentro la Juventus stessa c'è un po' di confusione, o in questo momento lo stesso Massimiliano Allegri è un po' combattuto da questo punto di vista. Quindi è una situazione molto strana, davvero molto strana, perché non riusciamo a trovare veramente un indice di logica all'interno delle ricostruzioni. È una situazione molto strana anche per un discorso temporale, ma ve ne parlavo anche ieri. Però oggi veramente non voglio concentrarmi ulteriormente su queste cose, voglio più che altro parlare un po' di uscite, perché io voglio essere il più onesto possibile con voi, perché questo è quello che credo, no? Ma mi aspetto veramente una Juventus che andrà a cedere alcuni giocatori in questa sessione estiva, alcuni giocatori importanti, alcuni giocatori che dovranno far cassa, tra virgolette, e dovranno andare un po' a sostituire quei milioni che avreste avuto garantito con l'accesso alla Champions League. Purtroppo non ci sei, Champions League l'anno prossimo, purtroppo sportivamente, ma purtroppo economicamente. E se nei giorni scorsi abbiamo parlato di Chiesa e della possibilità che venisse monetizzata la cessione di Chiesa, e se abbiamo parlato tanto di Vlahovic e della possibilità che potesse venire monetizzata la cessione di Vlahovic, c'è un nome nuovo, tra virgolette nuovo, però è un nome importante, è un nome tra quelli che io difficilmente cederei. Però tra Chiesa, Vlahovic e appunto questo nome io non cederei nessuno dei tre. Però ripeto, voglio essere il più onesto possibile con voi, e credo che la Juventus in questo momento sia di fronte a un bivio, e cioè Rabiot. Adesso vediamo che cosa dirà con il rinnovo: entro il 30 giugno si dovrebbe avere una risposta, oggi è il 25, quindi altri 5 giorni e poi sapremo la risposta di Rabiot. Sarebbe strano un annuale, un rinnovo annuale, lo troverei anche poco sensato. Però queste sono le indiscrezioni e queste commentiamo. Di Maria è già andato, Paredes è già andato, l'uscita di uno tra Chiesa e Vlahovic, ed eventualmente magari l'uscita pure di Gleison Bremer, beh, le troverei abbastanza pesanti. Bremer è un nome che sicuramente ha mercato,
perché è arrivato l'anno scorso, un giocatore che ha fatto una buona stagione, un giocatore che ha una valutazione elevata, un giocatore che ha un buono status. Però ragazzi, ritrovarci a cedere De Ligt un anno fa e sostituirlo con Bremer, inserire Bremer nell'organico della Juventus, un giocatore che non aveva mai fatto un'esperienza in una big, cercare anche di formarlo e poi cederlo l'anno successivo, mi dispiacerebbe tanto, perché noi spesso e volentieri ci riempiamo la bocca della parola programmazione. La programmazione può essere fatta fino a un certo punto, nel senso che tu ovviamente devi avere una sorta di piano, però poi questo piano viene per forza di cose influenzato da quelle che sono le richieste del mercato da parte dei club inglesi e ovviamente magari degli inconvenienti come quello che è capitato quest'anno, e quindi il mancato accesso alla Champions League non per ragioni inerenti al campo. Ovviamente questo va sottolineato. Però Bremer è un giocatore che ha mercato, un giocatore richiesto, si dice che il Tottenham potrebbe ricercare Bremer, si dice che il Tottenham potrebbe presentare alla Juventus un'offerta tra i 50 e i 60 milioni di euro. Sta diventando un'estate anche monotona, perché ci sono due argomenti in questo momento. Io spero che arriverà un punto in questa estate in cui parleremo anche di altro, però in questo momento ci sono due argomenti e basta. Gli arabi che fanno offerte a destra manca e vanno a cercare o allenatori o giocatori che hanno già avuto uno status importante, che hanno già completato dei percorsi all'interno del mondo del calcio, o Ruben Neves, comunque stiamo vedendo, perché Ruben Neves sarebbe la mosca bianca all'interno di questo mercato arabo, e cioè pagare pure il cartellino, anche se in realtà sto leggendo un po' di schifezzine tra virgolette, e quindi Ruben Neves che potrebbe andare in Arabia per poi essere riprestato a qualche club in modo da cercare di evadere anche i discorsi legati al fair play finanziario. Allora, se dobbiamo giocare così, chiudiamo baracche e burattini, perché non ha senso, oppure mettiamoci in testa che serve una riforma vera e propria di un certo tipo, che non è quella della valutazione delle plusvalenze da parte della UEFA, quella sarà soltanto un modo come un altro per complicare ulteriormente il discorso, però va bene. E dall'altra parte club di Premier che invece vanno a comprare effettivamente i calciatori più in auge, quindi calciatori che hanno già dato in Arabia, pagati a peso d'oro, giocatori in rampa di lancio, giocatori con un potenziale in Premier League, pagati a peso d'oro, da cartellino ingaggio. Ovviamente gli ingaggi della Premier non arrivano a quelli dell'Arabia, però l'Arabia non deve pagare il cartellino, non deve affrontare delle vere e proprie aste per il calciatore, va semplicemente a sottoporgli un contratto multimilionario che non potresti prendere su un'altra parte. E questo è. E sta diventando, ma io ho questa fortuna, no? Io non sono un giornalista. Sto prendendo il patentino da giornalista, ma per farlo sto scrivendo articoli che sono praticamente delle trasposizioni video. Sto facendo degli editoriali in cui tendo sempre a dare la mia opinione. Io mi sento molto opinionista, probabilmente se anche riuscirò a prendere il patentino da giornalista sarò più un opinionista che un giornalista vero e proprio. Cioè, io non credo che il mio ruolo sarà mai dare delle notizie. Non mi ci vedo da quel punto di vista, invece mi sento molto più a mio agio nel commentare, nell'analizzare, nello sviscerare. Però è una situazione veramente brutta questa, ragazzi. Una situazione terrificante, perché si stanno venendo meno i valori dello sport, si sta cercando sempre di più il modo per fregare il sistema con delle regole che hanno sempre funzionato magari negli anni precedenti, ma che in questo momento hanno trovato anche il cavillo per riuscire a superarle. Io dall'estate in cui Neymar passa al PSG per 180 milioni di euro, col calciatore che si compra il cartellino, poi lo regala al PSG con i fondi che sono arrivati direttamente dal Qatar, lì è scattato un campanello d'allarme. Più andiamo avanti, più questi campanelli d'allarme stanno continuando a suonare. Il passaggio di Cristiano Ronaldo a gennaio all'Arabia era soltanto l'antipasto, perché adesso siamo veramente di fronte a delle offerte clamorose. Poi io lo dico contro il mio interesse, perché a me piacerebbe cambiare allenatore, quindi magari vedere Allegri che deciderà di accettare un'offerta dall'Arabia con la Juventus libera di cercare un nuovo allenatore e di costruire un nuovo progetto tecnico. Però siamo arrivati a un punto folle, e dall'altra parte siamo arrivati a un punto folle con la Premier, perché puoi fare tutti i più bei discorsi del mondo, puoi cercare di costruirti la più bella squadra del mondo entro i limiti, poi ovviamente magari ti ritrovi in posizioni scomode e di dover vendere. Milan è costretto a cedere Tonali, magari la Juventus sarà costretta a cedere Chiesa o Bremer o Vlahovic, perché questo è. Poi magari l'Inter sarà costretta a cedere, che ne so, Barella o Onana, non lo so, non ne ho idea. Però pensare che ogni anno dal nostro campionato escano i nomi
ed entrano dei nomi un po' così, un po' altisonanti, non fa altro che ovviamente livellare il campionato verso il basso. Banalmente basti pensare che quest'anno in Champions ci va il Milan, che ha fatto una stagione bruttissima e ci va ovviamente perché la Juve ha preso una penalizzazione, ma la Juve sarebbe arrivata terza, pari dell'Inter, con quante sconfitte in Serie A stagionali, numero mai visto, con il Napoli che è stata l'unica vera squadra all'interno del campionato e con la Lazio che è stata una squadra che ha, secondo me, superato i suoi limiti, ma non è stata una squadra mostruosa. Quindi il campionato di Serie A, per quanto abbia raggiunto tre finali, secondo me, se la leggiamo dal punto di vista del «Ehi, abbiamo raggiunto tre finali e quindi stiamo tornando e quindi siamo fighi», stiamo commettendo un errore forse perché vogliamo leggerla così. Io non sono di questo avviso. Poi attenzione, sottolineiamo come comunque sono anni, cioè anche quando la Juve vinceva c'erano questi problemi, anche se erano secondo me un po' più accentuati, perché comunque magari ogni anno c'era una squadra che non era ai livelli della Juve, ma se la giocava sull'onda degli 80, 85, addirittura 91 punti il Napoli di Sarri. Però c'era sempre una squadra che, e soprattutto non c'era questa necessità di cedere stagione dopo stagione. Cioè ragazzi, pensare che la Juventus debba cedere a Bremer dopo un anno, o Vlahovic dopo un anno e mezzo, o Chiesa perché sì, cioè, sono tutte cose che ti fanno davvero riflettere, ti fanno dire ma scusa, allora noi che cosa facciamo i colpi a fare? Perché se l'andazzo è questo, noi dobbiamo semplicemente arrenderci al fatto di ammettere a noi stessi che il nostro campionato, quello di Serie A, non può più fare colpi nemmeno a 30-40 milioni, non ha nemmeno più senso. Tu ti fai il tuo settore giovanile, ogni anno ti metti in prima squadra 2-3 giocatori del settore giovanile, fai giocare quelli, tanto i risultati li puoi raggiungere comunque, perché puoi comunque arrivare all'interno della Champions, magari fai un colpo grosso ogni mercato, due, uno grosso e uno medio, fai una cessione eccellente se non due ogni mercato, e ricominci il giochino sperando che quelli che vengano su dalle giovanili possano diventare giocatori da 20, 30, 40 milioni di euro che poi puoi cedere e poi ricominciare il giochino, che il colpo grosso possa diventare un colpo da 70, 80 milioni, che il colpo medio possa diventare un colpo da 50, 60 milioni, ovviamente tutti in uscita, e poi ricominciare l'iter, il tuo colpo grosso sarà da 30 milioni, il tuo colpo medio da 15 e via andare, e via andare. So che è una fotografia brutta, però è una fotografia, penso, abbastanza onesta. E se anche una squadra come la Juventus, che ha Exor alle spalle, che non ha mai avuto problemi finanziari, anche nel momento in cui i bilanci erano rossi, come in questo momento, c'è sempre stata la strada del d'accordo, l'aumento di capitale, comunque sei costretto a cedere, sei costretto a cedere magari i giocatori che sono appena arrivati, giocatori con potenziale, giocatori che sono la spina dorsale. Allora, un progetto serio sportivo non ci può essere. Da questo punto di vista, l'unico progetto serio sportivo che ci può essere è appunto sperare che dai tuoi settori giovanili, lavorando a più basso livello, tu possa poi un giorno riuscire a... Però questi sono ragionamenti da squadre come il Sassuolo, che l'ha sempre fatto ottimamente, Borussia Dortmund, che l'ha sempre fatto ottimamente, però bisogna rendersi conto che probabilmente questi ragionamenti sono gli stessi da applicare in questo momento storico, che non significa che lo dovrai fare per sempre, ma in questo momento storico, in cui c'è un macro campionato che è la Premier, che è la Superlega, tanti altri campionati che sono di pari livello come Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Liga, con ovviamente delle eccezioni, perché poi PSG, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona sono sempre club che spostano. In Italia noi negli ultimi anni abbiamo sempre cambiato un po' la gerarchia ai piani alti, non c'è più la Juve che per 10 anni ti domina ed era corazzata, e per ritornare ad avere un controllo sano di quelle che sono le situazioni dei calciatori, devi far così. Mi dispiacerebbe tanto cedere Bremer. Ora cerchiamo di parlare anche un minutino dal punto di vista sportivo, perché ovviamente giocatore che a me è piaciuto tantissimo. L'unica cosa tra virgolette positiva nel cedere Bremer sarebbe il distaccarsi un pochino dalla necessità di giocare a difesa 3, perché Bremer ti ha fatto capire che nella difesa 3 è un giocatore e nella difesa 4 è un altro giocatore. Però poi chi prendi? E dopo devi essere coraggioso, eh? È inutile dire sì, però voglio il nome. Tanto da De Ligt a Bremer hai fatto un salto verso il basso. Perché l'hai fatto? È inutile prenderci in giro. Quest'anno De Ligt vince il premio miglior giocatore del Bayern Monaco. Bayern Monaco che non ha fatto una stagione strepitosa, questo è da sottolineare. Vinto lo scudetto all'ultima giornata in maniera anche un po' rocambolesca. Però De Ligt ha
ha performato pure lì, è arrivato che non giocava, si è messo a posto, fisicamente si è anche asciugato tanto e questo dovrebbe farci interrogare un po' dal punto di vista della programmazione, della preparazione fisica, che questo è un parametro nel quale secondo me veramente in Italia dobbiamo iniziare a investire energie, perché la preparazione atletica non ti costa soldi ma ti dà soldi, perché i calciatori te li fa rendere di più, e quindi la prevenzione degli infortuni e la preparazione atletica sono i due parametri probabilmente principali in questo momento da monitorare in Italia, e se ne parla sempre troppo poco, e di questo mi dispiace un casino, perché poi noi ci ritroviamo qui a dire però abbiamo fatto la squadra sulla carta, però poi Tizio, Caio, Sempronio, Pinco, Pallino, Pierino non c'erano, infortunati, stavano male. Probabilmente si è anche un po' lavorato male allora, viene da dire, perché sono squadre, guarda caso, sempre in Premier League, dove si prendono i professionisti più seri, o anche squadre come il Real, in cui i calciatori corrono dal primo giorno all'ultimo giorno, non siamo lì a dire le gambe imballate, la preparazione, no, vanno e vanno sempre, e gli infortuni sono sempre meno. Questa è la situazione, signori, questa è la situazione, io mi auguro che possa finire il prima possibile questa lista di giocatori da Juventus cercati, sondati, offerte, non offerte dalla Premier League, perché non prendiamoci in giro, arrivano praticamente tutte da lì, o dal Bayern Monaco o dal PSG, e vediamo che cosa succede. Io guardo il Real Madrid, guardo la squadra che sta costruendo il Real Madrid in prospettiva e dico cavolo, tanta roba. Guardo in Premier League, club che retrocedono spendono 40 milioni, i club che sono a metà classifica ne spendono 50, quelli che sono nelle prime posizioni si fa l'asta a colpi di 100 milioni. Poi guardo noi, guardo la Liga 1, guardo la Bundesliga, i club ovviamente esclusi i macro. Cioè da noi la squadra campione d'Italia, se fa un mercato fatto bene, cede il meno possibile. L'anno scorso il Milan campione d'Italia ha sbagliato completamente il mercato. L'Inter che arriva in finale di Champions, davanti a prestiti a parametri zero. La Juventus che adesso deve assorbire un po' l'emorragia legata alla Champions, deve scegliere quanti cederne e a che prezzo cederne. Almeno solo in ferie, guarda, bel sole, bella giornata. Meglio, io da questo punto di vista sono contento. Però se penso al nostro movimento calcio in Italia, mi viene un po' di spappola, ve la dico in dialetto, un po' di tristezza. Perché abbiamo un amore in Italia per il calcio che non si merita assolutamente queste situazioni, e secondo me in Italia tanti sono stati complici di questa cosa e tanti per mantenere le poltrone non hanno mica tanta voglia di ammettere qual è la situazione. Però andrà bene così, sarà più importante gli stipendi dei singoli piuttosto che il movimento calcio italiano. Prima o poi la vacca grassa smette di essere munta, smette di dare latte.